ragazzi, benvenuti alla sesta parte di Mario Luigi Superstar Saga 6. Superstar Saga, sì. Per Game Boy Advance. Allora, se vi ricordate la parte scorsa, sì, dovevamo trovare 100 monete del regno di Fecelandia, perché all'inizio ci avevano dato 100 monete, ma era del regno dei fondi. Cioè, era del regno dei fondi, sì. E quindi non valgono 10 monete, cioè, quindi, non lo legge, eh. Comunque, dobbiamo trovare per forza 100 monete. Ecco, è facilissimo perché, tipo, rimanete bloccati in questo pezzo del livello, se non lo finite. Poi arrivate lì e risorgete il debito, che avete con quella cicciona, e libera la Bowser. Allora, i mostri questa parte sono due. Allora, c'è il calabrotto e il cannone Bill. Allora, il calabrotto muoverà normalmente, vivrà ad attaccare, ecco, in questo momento. Vabbè, è facilissimo da schivare. Pallottolo Bill è un po' più difficile. Spara a pallottolo Bill, però. Il cannone Bill. Spara a pallottolo Bill, pallotti di Bill. Che si possono o farli fallire, cioè salire di sopra, ma che falliscono, magari. O schivarmi normalmente, se no vi prende. Se non accade nessuno di questi due, vi prende sicuro. Oppure avete, non so, qualche cosa speciale che vi trovasse il corpo come fantasma, non è che. Allora, questa è la prima parte in cui commenti. Yeah! Sì, perché riprendo a commentare tutte le parti di cui non commentavo prima. Invece venire in mente qualcosa. Allora, quel coso che appare quando finisci di salire il livello aumenta le caratteristiche. Puoi scegliere quale caratteristica aumentare. C'è una specie di roulette. A seconda del numero che ti esce, aumenta di quel numero la caratteristica. È buono. Però a me non mi esceva mai quello che volevo io. Cioè il numero che volevo io. Perché c'è da 1 a 3 all'inizio. A me esceva sempre 1. Poi invece i miei fratelli davvero sono più fortunato, perché mi esce sempre 5. Sì. Perché dopo un po' che non aumenti le caratteristiche, te lo fa. Quando la fai te lo aumenta di più punti. Dopo un po' che non fai la caratteristica. Allora, le caratteristiche sono, allora, punti vita, pp, che servono per la vita, insomma. Punti fratello, tf, sì, punti fratello. Non lo so come si scrive questo, boh, non lo so. Servono per le mosse speciali, fratello. Poi, cioè, allora, resistenza o difesa, come si chiama qua, non lo so. Che è la difesa, forza, attacco, per quanto levate è la cosa normale. Solo, non è guidare a quello. Poi c'è, non se me lo ricordo, forse c'è velocità, sì, c'è velocità. E di quello che mi ricordo io c'è Buffy. Allora, Buffy serve per, aspetta, cosa serviva Buffy? Sì, Buffy serviva perché nei negozi, se entrati con i Buffy, a seconda di un certo livello, vi faranno lo sconto degli oggetti. Ecco qui, dopo questo pezzo, un certo volte potete, ecco, sono caduto qui. Comunque, certe volte potete trovare i blocchi di cui conterranno o funghi, sciroppi o qualcosa del genere, qualcosa simile. O monete. Monete servono per comprare i negozi, appunto. Se avete un certo livello di Buffy e due cosi, i due fratelli, avete lo sconto. A seconda del livello dei Buffy, mi sembra. Poi fino a un massimo di 90% di sconto, una cosa del genere, non mi ricordo. Ecco, qui si fa con due. Vedete la freccia? Ok, indicate, e poi dovete spostare con Luigi Mario. Luigi Mario ottiene sempre una monete. Ok ragazzi, dopo che avete fatto questa... Ecco qui, abbiamo finito questa parte di livello, mi sembra. Sì. Perfetto, vi salviamo. Non so perché, ma... Ci sta un'ora a salvare in questo gioco. Guardate, un'ora. Vieni qua con le penne che clicco. La mano di Mario assomiglia a quella di Master Hand, anche quella di Luigi. Infatti pensavo che era Master Hand. Però quello. Ok ragazzi, qui ci sarà. Ecco qui. Lo continuiamo, volete che posso io 110. Se mi avete messo allora riprendo. Fatemi scendere qui. Vabbè, praticamente sto dicendo che si è presa 110 monete. E il Bowser vuole essere liberato. Solo che lei no. Ci ha preso per in giro praticamente fin dall'inizio. Perché non vogliono stranieri nel suo regno. Ecco qui. E se un boss. Per questo boss vi conviene usare gli attacchi fratelli. Io faccio schifo negli attacchi fratelli, non li so usare. Si chiamerà Magastro. Sì, le mosse che usa sono quelli lancia una specie di vasi, no? Aspetta, non mi chiamano.
con le palle, palle spinate, sì, no, si chiamano, oddio, c'è il lava, non mi ricordo, ma non fa bene, non so, una cosa in genere. Comunque, a seconda della mano in cui la tiene, lancia in quella posizione, la tiene in quella destra, lancia a mare, in quella sinistra, lancia in pugno. Se vi confondete con i cosi, con sinistra e destra, fa niente, vedete la mano dove è puntata, ad esempio adesso Mario, che dopo un po', dopo un totale di punti, toglierà, lancerà più palle spinate. Palle spinate, dicono palle spinate. Non ho capito questo boss se è femmina o no, a me sembra femmina. Sono i capelli fucsia, stella, le guance rosa, tutto il resto è verde, una stella disegnata, ecco qui ho sbagliato io. Quella stella disegnata sulla pancia. Penso che sia femmina. Però nel magastro non mi sa di femmina. Non lo so. Faccio schifo con le rosse, fratello. Faccio schifo nelle rosse. No, non lo si prende. Sto avendo fortuna perché provo per appunto fortuna. Scusate ragazzi, chiedo un attimo la parte della cosa. Stavo dicendo, sì, ecco qui, dopo un totale di punti, allora, questo boss è facilissimo innanzitutto. Però mi sembra che sono arrivato a un punto che sto per morire. Questo no, è da un'altra parte. Oh, che bello, adesso che c'è il limite di 20 minuti possiamo fare il gioco. Possiamo fare la parte lunga quanto voglio io. Ecco, non li faccio lunghi perché non sono abituato a fare i video lunghi, però non mi piace fare i video lunghi perché. Nel registrare con la monotone i video lunghi durano un casino, in già questo video durava un giro qualche cosa. Il 93, una cosa del genere. E mia sorella si arrabbia se vede queste cose. Che non è mio PC. Si arrabbia se vede. Già si arrabbia perché sto giocando con le monotone. Ecco qui fatto. Cioè vedete quello che sto dicendo. Sono salito di le 5 con Mario. Ecco, fratello, attacco, difesa, velocità, baffi, me li sono ricordati tutti, poco fa. Comincio a mettere la vita. A me uscito 2. Metà, normale. Poi mi è uscito Luigi, livello 5. Nello poi il vero Luigi è più forte di Mario, non capisco come ha fatto. Forse perché Mario era morto e ha fatto livello solo Luigi. Può essere che è morto mentre un boss e quindi ha tenuto tutti contro Luigi. Non mi ricordo perché tanto. Ecco, uno. Wow. Uno. Uno. Ok, battuta ragazzi, passiamo di bene ai Bowser. Ok, adesso che arriva la controfigura di Luigi, guardate cosa fa, accendi il barilotto, accendi il cannone dove era messo Bowser, e ciao ciao! Allora, praticamente ci dirà che il compito di recuperare la voce della principessa Peach ci assegna a noi, ovvero Luigi. E quindi noi dobbiamo recuperare quella cavolo di voce, per farlo dobbiamo sopportare una pittura di Romana. Ecco, qui avevo deciso di... Qui, perfettamente qui, io ho deciso di fermare la parte. Ho visto che era 8 minuti e qualcosa e non l'ho deciso di fermare. Infatti ora vedete che c'è uno stacco di due parti. Ci vede? Sì, eccolo qui lo stacco. Ma poi continua. Ecco qui. E continua il coso. Che poi guardate un po', ho salvato lì. Vado un attimo avanti. Guardate. Ecco, vado un attimo avanti ancora. Guarda, eccolo qui il salvato. E salvo di nuovo, perdiamo un'ora solo per salvare. Ma dai, ci mette un'ora, fa così e non si capisce. E ci mette un'ora. Perché devi timbrare. Se il nome invece salvi in una parte diversa, devi cambiare il nome. Devi cambiare il nome della zona. Ecco, qui per ottenere quel blocco, devi fare un casino, mi sembra che non lo faccio io. Infatti me ne vado. No, non lo faccio. Non so perché sembra che sto prendendo il 100% in questa vita, ma non è così. E c'è per prendere il 100%, ma non so come si fa. Con i giochi di Mario non ho mai preso il 100% in nessun gioco di Mario. Ecco, per prendere quel blocco mi sembra che ci sia un fungo, poi per tutto questo casino avrà un fungo. Ecco, ti pare. Comunque sì, siamo qui al Monte Tiriter. No, siamo briganti. Finalmente l'ho trovato, quando sono andato a fatto il principe Fagiannino. Anche sono dubbi se sto di fare per il principe, ne sono certo. Sono testimoni confessati briganti. Non si capisce cosa dico, ma cosa dite di essere Mario Luigi? Mi insaglia arrivare dei miei funghi, non vorrebbero fin qui per alcuna ragione. Guarda che arriva, con la stampella. Quei due dicono la verità. Sono venuti per seguire la stella Gignard e sono più forti di quello che sembra. Wow, cioè magastro. Chiedo scusa.
prima del villaggio tiritiano mi è giunta la notizia che il principe Fagiolino è stato rapito. Wow, sto solo cercando di capire chi sia il malfattore. Sente che Simone, il rapitore del principe Fagiolino, indossa una stelmette dicendo è disgustevole. Beh, scoprite qualcosa, fatecelo sapere. Vendiamo le ricerche. Allora, se avete visto le parti indietro, sapete sicuramente chi è quello che dice disgustevole. Sempre disgustevole. Allora, qui per continuare dobbiamo parlare con tutti quelli nel villaggio di Ritera. Tutti gli abitanti. Ognuno dovrebbe salire sulla montagna di Ritera, ma una volta si vede tutta Fagiolandia. Wow. Per salire la montagna di Ritera ci si scende un'ora. Scende alla valle e arrivate al centro. Circonda. I cittadini sono molto più modaioli di noi paesani. Sì, stavo dicendo che per fare il tragitto nella montagna ci vuole un'ora. Questo dice che per salire è meglio usare il drago volante, che è proprio sulla montagna adesso, come facciamo? E proprio quando finiamo il coso nella montagna, lui scenderà a valle, guardate, proprio, vabbè, lasciamo perdere, sempre questa cosa, ecco qui, aspetta il drago lungo, ma lui non torna. E per dire dicendo che il pizzo uno che si ammina e finisce che faccio io sul monte, ma se non torna lui non si può raggiungerci, ma non è una cosa buona. In effetti, ragazzuola, non è per niente una cosa buona. Qui... cosa volete? Scendere fino alle città? Scendere fino alle città? Allora tenete sempre la strada a sinistra. Anticamente questa montagna, grazie al popolo di Ritera, fede una ricca cultura. Anche oggi molti sono i mestieri qua e là si sono rocce della cultura di Ritera. Oddio, guardate che dice questo. Le scritture dei muri sono titeroglifici, l'antica lingua. Riportano le numerose barzellette inventate dalla civiltà di Ritera. Wow, le barzellette. Non si possono leggere, no? Che cavolo. È la scrittura di Ritera. I villaggi in questo gioco sono bellissimi, li adoro. Questa è la dimora dei fratelli Fabbro, Mazzo e Picchio. In questo momento sono usciti per cercare le rocce necessarie per costruire i nuovi martelli. Certamente il loro ritorno è prossimo. Sì, praticamente qui ci regaleranno i martelli poi, Fabbro, ma non vi voglio dire niente su questo. Speriamo che tutti questi soldati sono entrati nel villaggio, già con il qualunque loro ritorno e il potere si è rotto all'improvviso. Ho un brutto presentimento, forse diciamo alla montagna sta succedendo qualcosa. Potere rotto, lavoro in corso, per passare un po' di tempo però poter rotto. Finché il ponte non viene riparato non si può salire sulla montagna. Wow. Il ponte è rotto, lavoro in corso. Per passare un po' di tempo parlo con qualcuno e poi torno qui. La stessa cosa che ho detto con lui. Oh. Che fantasia che hanno per scrivere le frasi. Che io potevano scrivere. Tutte diverse, ma non ho copie. Pappagallo. Vabbè. Sto diventando con una penna ancora. Come faccio con una penna? Mi ricordo la scuola la penna, lasciamo perdere. Questa vita paesana è noiosa. Vorrei trasferirmi nella cittadina facilmente e divertirmi un po'. Guarda. Dice, avete già incontrato Mazzo e Picchio, i maestri Fabbri? No, perché non ci sono, belle. Allora, continuando sempre a sinistra si può scendere fino ai piedi della montagna. Wow, quindi possiamo andare adesso. Il cavolo, guarda chi c'è. Oddio. Ricordateci, ridateci il piacere Fagiolino. Sì, domani. Che bella risposta. Oddio, vediamo che dice. Oh no! Poi tu devi scostarci pensando di aver sconfitto con voi, se non rendevoli. Oh, rendevoli, mi avete raggiunto mentre mi stavo comandando il principe Fagiolino. Grazie! Ma se la ghignate a me, che se lì Fagiolanti intenta preparare un nuovo piano. Non riuscireste certamente a fermare in tempo, ma per un rendevole evidenza. Vi fermerete qui! Non è pazzo e sclerato questo qui. Grazie! Se non distruggete questa pietra non potete più scendere da questa montagna. Perché è mono, no? Non ti parlo. Oddio. Abbiamo una mano tipo quei maghi che fanno quelle magie con la sfera, no? Con la sfera. Con la sfera, wow. Da piccola la chiamavo sfera. Ok ragazzi, qui tra un poco finisce. Con che pulisce? Oddio, che è messo bene? Boh. Ho visto qualcosa che cancellava, vabbè ragazzi. Qui finisce la parte, mi dispiace lasciarvi qui su due piedi, ma vi devo lasciare, mi dispiace. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla prossima parte. Benvenuti.